Con Billa Consiglio, presidente del comitato Promodaunia, e con l'assessore al turismo del comune di Foggia, oggi parliamo della Puglia Open Day 2013. Ecco un'iniziativa che abbraccia tutta la provincia di Foggia, dal Gargano alla Daunia. Sì, è una lodevole iniziativa della Regione Puglia che ha voluto realizzare in tutta la regione. Ora noi parliamo in particolare della provincia di Foggia, sono coinvolti 12 comuni del nostro territorio, Gargano e Monti Dauni, in una serie di iniziative che hanno l'evidente finalità di convogliare turismo e gente in questa nostra terra. I temi sono diversi, il gusto, la natura, l'arte, insomma tutto quello che la nostra provincia può offrire. Credo che sia un'ottima opportunità che il comune capoluogo ed altri comuni hanno saputo cogliere e con il quale, programma con il quale, insomma, noi cerchiamo di dare una collaborazione e un sostegno. Parliamo anche di cultura, lei ex assessore alla provincia, momentaneamente, temporaneamente sospesa all'ente provincia, poi vedremo che cosa succederà. Ecco, la cultura comunque era un cavallo di battaglia, quindi queste iniziative rientrano anche un po' in quella che è la maniera di far conoscere anche la cultura del nostro territorio. Sì, perché il turismo è cambiato, non è più soltanto il turismo balneare al quale eravamo abituati fino a una decina di anni fa. Oggi il turista cerca qualcosa di più, cerca delle esperienze, cerca conoscenze, vuole accompagnare a una mattinata di mare la possibilità di conoscere la storia, la cultura, le tradizioni di un territorio, questo per il Gargano. Poi c'è gente che preferisce addirittura una vacanza in collina, in bassa montagna, dove vivere rilassato, lontani dallo stress della vita di tutti i giorni, a contatto appunto con la natura, ma anche con le testimonianze di una cultura che è stata importante in questa nostra provincia. Insomma, non voglio fare io ora la storia della provincia di Foggia, però sappiamo che cosa è stata come un passaggio e un incontro di civiltà che hanno lasciato segni importanti. Con l'assessore al turismo del comune di Foggia, invece, Foggia come rientra in questo progetto? Beh, Foggia dovrebbe avere, anzi finalmente comincia ad avere il ruolo un po' da organizzatore, da tutor di quello che poi succede in tutta la provincia, e questa esperienza possiamo dire che è il primo passo verso la nuova visione del turismo del comune di Foggia. Ecco, quali sono i futuri passi dell'assessorato, come vi state organizzando, quali sono le iniziative in cantiere? L'iniziativa che già penso alcuni cittadini avranno potuto notare è proprio il chiosco messo all'inizio dell'isola pedonale, che è un punto di informazione turistica. Quello è un punto di informazione turistica momentaneo, perché a fine settembre, massimo primi di ottobre, ci sarà proprio l'ufficio, il cosiddetto IAT, che apriremo definitivamente sul territorio. Dottor Piccirillo, allora oggi la presentazione dell'Open Day 2013 nel Gargano e nella Daunia, di cosa si tratta e quali sono i punti forza? Si tratta di una diversa e più efficiente organizzazione dei servizi turistici offerti ai visitatori e ai nostri ospiti, soprattutto durante la stagione estiva e balneare, per poter fruire del territorio, di tutto il nostro meraviglioso entroterra, su tre prodotti turistici che insieme al mare completano e arricchiscono la nostra offerta territoriale. E sono l'offerta enogastronomica, per cui abbiamo per tutta l'estate, sono già partiti dal 1° di luglio, tour gratuiti per la scoperta di frantoi, cantine e masserie. Il parco nazionale e le numerose attività sportive in outdoor che si possono fare tutta l'estate fino al 30 di settembre, appunto, in modalità gratuita sempre, e ogni sabato un'apertura straordinaria di tutti i nostri tesori culturali e artistici, chiese, musei, castelli di tutta la provincia, aperti con visite guidate ovviamente in lingua per i nostri turisti stranieri su tutto il territorio della provincia di Foggia.
quindi ce n'è per tutti i gusti, come si suol dire, quindi dal Gargano alla Daunia e quindi i Monti Dauni, anche l'entroterra coinvolto. Ecco, e questo non è il primo anno, ormai però stiamo consolidando sempre più questa iniziativa. Come sta andando? Quali sono stati poi i risultati in questo periodo? Allora, questo è il secondo anno. Lo scorso anno abbiamo avuto un grandissimo apprezzamento da parte dei turisti, appunto delle persone che cercano la Puglia d'estate soprattutto per il mare e trovano, magari forse anche inaspettatamente, un territorio organizzato e che dà la possibilità di poter realizzare le proprie passioni e un sacco di cose da fare durante la propria permanenza lungo appunto le nostre coste. Lo scorso anno abbiamo avuto un notevole numero di visitatori, di ospiti che hanno partecipato alle attività di Open Days, che hanno visitato il nostro territorio, ma soprattutto esprimendo, perché noi misuriamo anche il grado di soddisfazione, esprimendo un grande consenso rispetto a questa iniziativa che, ripeto, non vuole essere straordinaria ma vuole diventare ordinaria, nel senso che l'obiettivo è quello di offrire un territorio organizzato. Finalmente dobbiamo semplicemente fare il nostro mestiere, quello dell'accoglienza turistica.